Sono felice di essere ospite di questa struttura, di una persona di cui ho infinita stima, che è Ezio Ricevuto, il padrone di casa naturale, che credo voglia fare un saluto. Dove mi metto? Metto qua, qua, metto qua. Buonasera a tutti, grazie per essere qua. C'è un parterre che definirei emozionante per chi come noi ha vissuto quegli anni meravigliosi. Io ho letto il libro e non nascondo che spesso mi sono emozionato perché gli aneddoti raccontati, come li hanno raccontati, è davvero emozionante, insomma. Volevo dire due paroline sul nostro circolo. Il nostro circolo quest'anno compie 65 anni, è una struttura che io gestisco da quasi 10 anni e a novembre noi festeggeremo appunto questo decennio. Nella mia idea di circolo c'era quella di renderlo un polmone pulsante a servizio dei trapanesi. E se oggi voi tutti siete qua, vuol dire che stiamo andando nella strada e nella direzione giusta. Quindi vi lascio adesso ai ragazzi, alla loro bellissima spiegazione di questo libro e vi ringrazio. Grazie Ezio. Allora, ragazzi, tanto siamo tutti ragazzi qua, uomini di sport. Io avevo preparato una cosa da leggere, spero di riuscire ad arrivare fino in fondo perché un po' mi emoziona, altrimenti mi perdonerete. Capita che in una città di provincia dei campi da tennis vengano abbandonati, capita che il degrado prenda il sopravvento. Niente più reti di recinzione, una rete, quella di metà campo, che deve essere sostenuta ai lati con mezzi di fortuna. Meno spesso, magari, capita che due anziani signori, già oltre i 70, si dia un appuntamento davanti il circolo abbandonato 3 volte la settimana, con regolarità, nel primo pomeriggio. In fondo non c'è neanche bisogno di prenotare il campo, c'è almeno questo vantaggio. Gettano racchette, palline e asciugamani oltre il cancello e poi scavalcano, come due ragazzini. Qualche palleggio di riscaldamento e poi la partita. Uno dei due non vede più bene da qualche anno. Un glaucoma gli rende tutto torbido. Quindi non vede la palla quando parte il servizio dell'avversario, perciò non si potrebbe giocare alla pari. E allora? Allora in nome dell'amicizia di una vita, così senza dire nulla, chi deve battere sa che l'avversario non potrebbe rispondere se non fosse avvisato. Si inventa uno stratagemma. Nel momento in cui lancia la pallina in aria per il servizio, parte un fischio dalla sua bocca, così chi deve rispondere è avvisato. Sta per arrivare la pallina, si gioca. A ripensarci, oggi, dietro quel fischio e quelle partite infinite c'è per intero il significato di un'amicizia e del posto che lo sport può avere nella vita di ognuno di noi. Era un campo di questo circolo, anzi era proprio il campo a fianco a quello in cui siamo sistemati stasera. E quei due anziani signori erano Luciano Tartamella, quello che non vedeva più la pallina, e Nini Ricevuto, quello che fischiava, ovvero. Mio padre e il padre di Ezio, proprio Ezio, che ha dato ad Andrea Castellano, a Massimo Norrito e a me il privilegio di essere qui stasera. E con questo ricordo che voglio ringraziarlo. Voglio ringraziare lui e la storia del Circolo Canottieri, ricordando soprattutto a me stesso che le storie di sport nascono sempre da una passione fuori dall'ordinario, spesso inspiegabile, passione che ha travolto Ezio, Andrea, Massimo e me. Al punto che un libro di pallacanestro venga presentato in un circolo di tennis e in questo campo, ma non sarebbe potuto andare in modo diverso. Detto questo, cercheremo di non essere ampollosi, ovviamente autoreferenziali. Quando insieme ad Andrea, che ringrazio subito, lo faccio una volta per avermi sopportato, non lo farò più durante la serata, dovevamo decidere chi potesse essere che dialogasse con noi, ha pensato subito a Massimo Norrito, che è una persona, è un giornalista a cui io sono fraternamente legato da un'amicizia e che per me dal punto di vista professionale rappresenta un modello assoluto. E il fatto che lo abbia scelto Andrea senza che io dicessi niente mi ha convinto che fosse la persona giusta. Grazie Massimo. Grazie a voi, buonasera. Avete capito perché ho detto subito sì a questo invito, diciamo, con queste, non volevo perdermi queste
belle parole di Fabio e questo bel pensiero di Andrea. Devo dire che, scherzi a parte, quando mi è stato proposto di presentare, dialogare con gli autori di questo libro, mi sono posto la domanda. Io, palermitano, che ho visto il basket a Trapani, diciamo, di riflesso, che l'ho seguito come tutti gli appassionati di sport possono averlo seguito, ma non l'ho vissuto in prima persona, come immagino avete fatto tutti quanti voi che siete qui questa sera con noi. Poi però mi sono detto che probabilmente era questa la forza, diciamo, che mi poteva spingere a dire sì e quindi a presentare con i miei amici, colleghi, amici, questo libro, perché questa storia di sport, questa epopea di sport che Fabio e Andrea hanno raccontato, è un'epopea di sport che appartiene non solo a Trapani, a tutta la Sicilia, a tutta l'Italia. Trapani è stata esempio per tutto lo sport nazionale, e quindi credo che quando uno ama lo sport, lo ama, può amare il tennis, può amare il basket, lo sci di fondo, cioè tutti quanti noi ci abbeveriamo allo sport quando lo amiamo, e quindi credo che questa occasione sia un'occasione per tutti, trapanesi e non, e soprattutto sia un'occasione per celebrare questa epopea di sport durata 35 anni, come dice il libro, che viene condensata in 11 partite. E a proposito di condensare, abbiamo deciso di fare una cosa un po' particolare questa sera, senza, insomma, prenderci troppo sul serio. Cercheremo di andare avanti e raccontare quello che leggerete sul libro attraverso degli aneddoti, attraverso delle battute. Io darò delle semplici imbeccate ai miei amici e colleghi e loro risponderanno. Quindi vi chiedo scusa sin da adesso se non ci sarà un filo temporale, un filo logico temporale, perché andremo avanti e torneremo indietro, ma insomma lo facciamo con una sorta di ping pong tra Fabio e Andrea. Racconteremo prima appunto questa epopea e poi racconteremo i personaggi che questa epopea hanno contribuito a far vivere. Quindi io direi che, insomma, abbiamo parlato già abbastanza, quindi andiamo avanti e capirete subito come abbiamo intenzione di procedere. Fabio, ti dico Edera e Rosmini. Allora, siamo nell'estate del 1977, abbiamo scelto di iniziare questa storia che dura fino a oggi per un motivo molto semplice. Quelle due dirigenze di quelle due squadre che svolgevano dei derby stracittadini ebbero la lungimiranza di capire che la guerra fra poveri non serviva a nessuno e per la prima volta nella storia unirono le loro forze pensando di fare una squadra che potesse ambire ad essere promossa in Serie B e una squadra juniores che potesse ambire ad andare alle finali nazionali, e così effettivamente andò. Il nostro libro parte proprio dallo spareggio per andare in Serie B e della Trapani Virtus Ragusa, che si svolse nel 1978 in un momento in cui l'Italia era particolarmente scossa dal caso Moro. Fu una partita amara perché l'Edra perse, però poi secondo il nostro parere tutta la storia della pallacanestro moderna è partita da lì qui. Invece adesso con te, Andrea, facciamo un balzo in avanti diversi anni e ti chiedo di quei soldi per la trasferta che sei dovuto ricorrere in giro per racimolare. Sì, come è noto, i giornalisti non rappresentano la categoria meglio pagata nel panorama dei vari lavori che si possono svolgere in Italia. Fra l'altro era così allora e purtroppo è così anche oggi. E quindi quando io proposi al giornale di andare a Porto San Giorgio a seguire quella trasferta, partita importantissima, e mi aspettavo che il giornale mi dicesse sì e che mi dicesse anche che avrebbero coperto le spese del viaggio, che erano, diciamo, abbastanza cospicue, visto che Porto San Giorgio è un po' lontana da Trapani, la risposta fu duplice, perché mi dissero sì, puoi andare, siamo contenti che tu vada a scrivere il pezzo, però di soldi non se ne parla.
E quindi io mi trovai di fronte a questo dilemma. Mi dissero, vabbè, vacci e non scrivere, vai semplicemente a vedere la partita. Ma per chi conosce la passione del giornalista sa che per me questa cosa qui era letteralmente impossibile. E quindi nacque la caccia al denaro per partire e vilmente risolsi, diciamo, parzialmente il problema affiancandomi ai colleghi di Telescirocco e quindi... Hai scroccato un passaggio. Ho scroccato un passaggio, diciamo. Perfetto. Allora Fabio, chi era Mezzo Metro? Ah, Mezzo Metro mi dispiace che non è qua, è un mio compagno di squadra della 1965, anno di nascita, che con un miracolo straordinario dovuto in gran parte dal punto di vista tecnico a un signore che è qui e che si chiama Peppe Barbara, un grandissimo talento come allenatore, e a un prete, Don Callari, straordinario come uomo, fecimo due finali nazionali, un risultato epocale per quella squadra. Avevamo un compagno di squadra, Rino Vassallo, alto 1,42 m. A noi sembrava normale, quando siamo arrivati lì e ci vedevano, ovviamente sorridevano tutti, vicino a Mezzo Metro. Siccome lo sport spesso è anche si intreccia con le vicende della città, in questo caso della città di Trapani, se ti dico Espresso Trapani, che ti torna in mente? Sì, eravamo alla fine di aprile del 1990 e giocavamo una partita importantissima con Porto San Giorgio poche settimane prima del fatto che ho narrato poco fa, di quella trasferta costosa scroccata. Giocavamo in casa con Porto San Giorgio, era l'ultima giornata della stagione regolare di quell'anno e si giocava per conquistare il secondo posto in classifica, che quindi poi ci avrebbe consegnato alla squadra vincente la bella per andare in A2 in casa. E mentre eravamo al palazzetto in palagranata stracolmo in attesa dell'inizio di questa partita, con la telecronaca in diretta organizzata da Telescirocco, giunse questa notizia che quell'Espresso Trapani, nave in arrivo da Livorno in questo libro torna e ritorna tantissime volte, non si sa per quale motivo, ma è una città che è molto legata cestisticamente a quelle di Trapani, e Garraffa sorride, e quella nave affondò, morirono 13 persone. E il palazzetto restò muto, lo speaker avvisò i medici al palazzetto se potessero appunto lasciare il palazzetto per andare a dare una mano, e la cosa brutta tutto sommato fu che, cominciata la partita, tutti ci dimenticammo di questa cosa e ce ne ricordammo soltanto il giorno dopo, ma è una pagina molto triste della storia di Trapani. Fabio, in questo libro si parla tantissimo di basket maschile, ma apriamo una parentesi su quello che è stato un fenomeno incredibile del basket femminile, che era la Velo Trapani. Sì, perché provando a condensare al massimo in 60 secondi è incredibile, ripensandoci oggi a come Trapani negli anni 70, che era una città di provincia messa nell'ultimo lembo d'Italia, senza gli aerei low cost, che in un posto del genere ci fosse un signore che pensava che si poteva fare pallacanestro femminile, la si poteva fare di alto livello, e creò un gruppo straordinario con il risultato. Si chiama Alberto Cardella, penso che vada fatto un applauso a Alberto Cardella. Che poi mi faceva divertire gli ultimi tempi, perché quando era un po' più anzianotto, ora lo salutiamo ovunque lui sia, non riusciva a vedere i finali della partita della pallacanestro Trapani perché aveva gli attacchi d'ansia e quindi a due minuti alla fine usciva via. Detto questo, la sua visione ha portato, cito un solo risultato che è storico, la squadra juniores della Velo Trapani arrivò seconda alle finali nazionali juniores, perdendo in finale dalla Standa Milano, che aveva battuto nel girone eliminatorio, e rimane un capolavoro anche dal punto di vista numerico straordinario. Comunque il fatto particolare è che gli uomini andavano a vedere le donne giocare, non era poco allora. Nel 1990 un accendino ha cambiato la storia del basket a Trapani, del basket in Sicilia e del basket in Italia. Sì, fu con quell'episodio che Trapani conquistò
la promozione in A2 alla fine di una stagione molto molto bella, alla fine di queste di una serie di sfide con Porto San Giorgio sfibranti e molto pesanti. E avevamo vinto la partita, quella aperta con la vicenda dell'Espresso Trapani, arrivammo secondi. La domenica dopo giocammo in casa la prima partita dei playoff e la vincemmo. La seconda partita, quella a Porto San Giorgio, quella, sempre quella della mia trasferta scroccata, e in una partita abbastanza equilibrata succede che all'undicesimo del primo tempo Piazza viene raggiunto da un accendino, è costretto a uscire dal campo e quell'episodio capovolgerà la storia di quei playoff, perché noi perdemmo la partita in campo, la vincemmo nei giorni successivi attraverso il ricorso presentato con le due sentenze favorevoli a Trapani. Attraverso questa strada approdammo in un campionato che per noi rappresentava un salto di qualità enorme, però la storia poi ci raccontò che la scalata non era ancora terminata. Fabio, tu oltre a essere un ottimo giornalista sei stato un ottimo giocatore di basket. Il 23 novembre del 1980 eri in campo in Campania. Ti dico di ricordarci quella data che insomma per tutti è la data del terremoto dell'Irpinia, e di ricordarci anche i particolari, le curiosità di queste trasferte che si facevano in nave per andare in Campania. Vabbè, la storia era semplice, si prendeva un pulmino. Allora, il punto è che io quando ci ripenso mi stranizzo, perché avevo 15 anni. Già per me a 15 anni essere in mezzo a quella storia di adulti era un risultato inimmaginabile. Fare parte della prima squadra, ovviamente, della prima squadra della propria città, eccetera. Prendevamo il pulmino alle 5 del pomeriggio, andavamo a prendere la nave a Napoli, giocavamo in fretta e furia, dopo la partita ci rivestivamo, risalivamo sulla nave e tornavamo. Non so se dire la fortuna o no, fu che quella sera giocammo la partita contro Torre del Greco, per chi conosce un po' Napoli, la palestra dei Cavalli di Bronzo sotto il Maschio Angioino che domina il porto di Napoli. Quindi sostanzialmente la partita alle 5 e mezzo, finiamo alle 7 e un quarto, la doccia al volo, attraversi la strada e già sei sulla nave. Mancavano 2 minuti alla fine, io ero in campo, non so perché l'allenatore a 15 anni mi facesse giocare, ma in qualche modo gli devo dire grazie, e vedo improvvisamente una tribuna che si svuota di fronte a me correndo. Io non ho capito assolutamente nulla, ho alzato gli occhi al cielo, ho visto dei gran lampadoni circolari che oscillavano, ho visto la gente che fuggiva, io ero completamente gelato in mezzo al campo. È venuto il mio allenatore, torna ancora quel Pepe Barbara, mi ha tirato per la mano, mi ha detto corri, corri, che fai? Non ha capito, c'è il terremoto, dobbiamo scappare. E così siamo usciti fuori, siamo usciti in una Napoli impazzita dal terrore e dal disordine che già normalmente c'è, figuriamoci in quell'occasione. E poi con i mezzi di fortuna di allora uno riuscì a telefonare a casa, tutte le famiglie furono avvisate, ma prima di capire che cosa avessi vissuto la sera prima ho dovuto aspettare il telegiornale il giorno dopo. Io sinceramente non avevo capito niente di quello che fosse successo. E invece noi andiamo a Forlì alla partita contro Bob McAdoo. Sì, questa è una partita del campionato di A2 che avevamo conquistato l'anno prima dopo le vicende con Porto San Giorgio. La partita con Forlì in casa nei play-out l'abbiamo definita, non è difficile stabilire qual è la partita più importante in assoluto che una squadra, una società gioca, l'abbiamo definita forse, e lì si potrebbe aprire un dibattito, ma per noi è stata la partita più importante, perché è stata la partita che ci consentì, vincendola e vincendola ampiamente, di ribaltare la differenza canestri con Forlì e avviarci a quella promozione del tutto inattesa in A1. Partita che resta storica perché avversario del nostro Reggie Johnson era il mitico Bob McAdoo. C'è una fotografia nel libro che li ritrae insieme, che si marcano. E sono due pezzi di storia della pallacanestro americana e due pezzi di storia della pallacanestro italiana.
pensare che la piccola Trapani ha ospitato come proprio giocatore e come avversario Reggie Johnson e Bob McAdoo ci consegna, direi nella maniera più piena, più precisa, nella maniera plastica, la grandezza di quello che sono stati quegli anni per la pallacanestro trapanese e la pallacanestro siciliana. Fabio, dicevamo il basket come anche un fatto sociale della città, talmente fatto sociale che per la prima volta una partita di basket viene trasmessa in diretta televisiva. Sì, Tre Scirocco fece questo passaggio, anche questo visionario. Se c'è un visionario che c'è in tutta questa storia, prima di tutto è Vincenzo Caraffa, che è qua, che io sono onorato di avere in prima fila. In realtà c'è un altro signore in prima fila, che è Italo Cucci, che saluto con grande rispetto, oltre che con affetto. Dicevamo, sì, questa partita che poi in qualche modo passa alla storia, ancora oggi mi capita, raramente ma mi capita, ma da ricordare la partita tre tempi supplementari, 4 contro 5, eccetera, mi capita ancora oggi. Io avevo 17 anni, sono passati 40 anni. Ebbene, Tre Scirocco fece la prima diretta della storia. Io ho l'onore di avere qui, e desidererei che fosse salutato anche lui con un applauso, quel telecronista Salvatore Morselli. Mi suggeriscono dalla regia che quando c'era un fallo a favore di Trapani diceva fallissimo in diretta. Trapani, messaggio sociale anche per l'Italia, per il resto dell'Italia. Per un periodo la squadra ha avuto sulle maglie una scritta, l'altra Sicilia. Sì, questa è una mossa che fu inventata per dare un po' di spazio anche da un punto di vista comunicativo, di immagine, a questa piccola società che, pur essendo, avendo vinto due campionati consecutivi ed essendo arrivata in A1, prima società siciliana ad arrivare a questo traguardo straordinario, squadre e società che si stavano battendo con onore anche in questo campionato, in cui si trovavano naturalmente piccoli a combattere contro corazzate, si presentava, malgrado tutto questo, malgrado questa costruzione di questo sogno, si ritrovava senza uno sponsor e quindi priva di quei fondi che avrebbero consentito di fare una squadra, di costruire una squadra più competitiva. E quindi a questo punto nacque questa idea, l'altra Sicilia doveva andare sulla maglia, ma la federazione negò questa possibilità, quindi era sul coprimaglia che i giocatori indossavano durante il riscaldamento prima della partita. Fu presentata questa iniziativa a Milano, in un albergo a Milano, io allora ero presente, e il botto, diciamo così, che si desiderava esplodesse attraverso questo tipo di messaggio arrivò. Ricordo il giorno dopo un richiamo in prima pagina con la foto sulla Gazzetta dello Sport di Candido Cannavò, se non ricordo male. Quindi il ritorno di immagine e di simpatia nei confronti di questa società ci fu. Il risultato fu che restammo senza sponsor. Le maglie con i loro messaggi, con i loro colori sono alla base dello sport, sono, diciamo, il campanile, sono tutto, sono il tifo. Ci racconti come a Trapani si passa da un colore, dal giallo-verde, al granata? Sì, primo anno di B di eccellenza, siamo sponsorizzati da Olio Caruso, quindi per ragioni di marketing ci danno questa stranissima maglia giallo-verde. Il caso vuole che arriviamo all'ultima giornata con una partita, anche questa epica, in casa contro Ancona, allora giocavamo a Marsala. La società, non so di chi fu l'idea, noi avevamo un po' di resistenza a queste maglie giallo-verdi, non ci piacevano molto. Era una cosa che nello spogliatoio tiravamo fuori abbastanza spesso. Il sabato prima di questa partita decisiva contro Ancona, che era da vincere o morire, chi vinceva si salvava, chi perdeva retrocedeva, ci portarono questa muta all'allenamento del sabato mattino con lo stesso disegno ma granata. Poi abbiamo vinto quella partita,
fu sicuramente una scossa importantissima nello spogliatoio alla vigilia di una partita così importante. Sembra incredibile, ma cromaticamente ci sentivamo di appartenere meglio a quello che stavamo facendo. A proposito di scossa, di spogliatoio, io ti dico una parola che insomma nel calcio, nello sport c'entra poco, che è golpe. Però c'è stato un tentativo di golpe nel basket a Trapani. Sì, io l'ho chiamato così, probabilmente allora non era inteso in questo modo. Lo racconta molto bene Giancarlo Sacco, allenatore di quella squadra di A1. Non avevamo cominciato molto bene, incombeva su di noi e su Trapani la sindrome Desio. La sindrome Desio era quella di questa società lombarda che alcuni anni prima in A1 aveva concluso la stagione con 0 punti, quindi vincendo 0 partite e perdendone 30. Noi eravamo, diciamo, a forte rischio di ripetere questa impresa al contrario, diciamo così. Quindi l'obiettivo principale era quello di vincere almeno una partita. Siccome a un certo punto del campionato, adesso non ricordo più se eravamo alla quinta, forse sì, alla quinta, le avevamo perse tutte, quindi l'avvio non era stato dei migliori, anche se la squadra non giocava male, ma perdeva. E i giocatori subito dopo, il lunedì dopo la trasferta a Livorno, furono convocati per un colloquio con i dirigenti della società. Sacco si accorse e di questa convocazione, della quale non era a conoscenza. Era un tentativo di capire come la squadra si approcciava all'allenatore. E siccome la fiducia dei giocatori in Sacco era incrollabile, questo tentativo, io l'ho chiamato golpe, ma ripeto, probabilmente non lo era. E allora, quantomeno allora io lo interpretai così. E fu sventato, quindi Sacco ricevette la fiducia da parte dei suoi giocatori, restò confermato naturalmente come allenatore della squadra, e da lì la stagione cambiò per noi, e da squadra che doveva battere la sindrome Desio diventammo una squadra che arrivò a un passo dalla salvezza. Andrea, abbiamo parlato di sopramaglie, di maglie, parliamo adesso di giacche e cravatte, parliamo della divisa che per la prima volta il Trapani ha indossato contro il Messaggero a Roma. Sì, questo è, diciamo, l'avvio di una delle giornate più belle che tutti gli sportivi trapanesi, probabilmente anche quelli che non seguono la pallacanestro, conoscono, quantomeno per sentito dire. Ovvero quando quella piccola squadra che doveva battere la sindrome Desio riuscì a batterla facendo i primi 2 punti addirittura a Roma contro il Messaggero al Palaeuro. Ti fermo perché ci abbiamo un contributo audio. Messaggero Roma, una formazione composta da 10 campioni 10 che non riesce a trovare il bandolo della matassa. Difesa, a questo punto ci vuole. Non è valido il canestro di Dino Raja, palla persa dal Messaggero Roma, difesa eccezionale del Trapani in questa occasione, tra Roma che non riesce a trovare il canestro nei 30 secondi concessi dal contatempo. Alexis si gira, serve poi Castellazzi, incursione a canestro di Castellazzi, Sciacchi schiaccia e realizza Sciacchi. 24 punti per lui, 94-91, abbiamo vinto, dovremmo dire, a questo punto, e vediamo già gesti di esultanza in panchina, nella panchina del Trapani. Ragazzi, concentrazione, ragazzi, concentrazione, la partita è vostra, 14 secondi, c'è un fischio a sanzionare il fallo di Roberto Premier su Castellazzi, e c'è time out, mancano 12 secondi al termine, Trapani 94, Messaggero Roma 91, forza Trapani. Vediamo anche Sciarpe Granata qui al Palaeur, sicuramente memorabile questa impresa del Trapani. Messaggero in difficoltà sin dal primo momento, è riuscita soltanto a trovare degli esigui momenti di vantaggio sulla pallacanestro Trapani, che sicuramente ci ha creduto, e noi ci auguriamo che in qualsiasi modo si concluda questa partita, questa lezione di ottimismo serve
riserva per il proseguo del campionato per questi ragazzi che stanno dimostrando veramente di meritare molto di più di quanto non gli è concesso dalla classifica. Castellacci in lunetta, tira, sbaglia, rimbalzo di Premier, 9 secondi al termine, Premier in palleggio per Fantozzi, da 3 punti Fantozzi tira, sbaglia, rimbalzo di Rosa, ha stoppato Rosciacchi, finisce la partita. Signori, Trapani ha vinto una partita storica, 94 Trapani, 91 Messaggero Roma, un grande applauso e questa sera vi consiglio, andate a fare... Vi doveste vedere, cioè, avete delle facce bellissime, grazie Nicola per la voce, The Voice. Abbiamo questa faccia perché tutti quanti pensiamo che Fantozzi quel canestro lo faceva, no? Bellissimo, vederli da qui è bellissimo. Sì, due sole cose, mentre quel pallone tirato da Fantozzi faceva l'arco, no? Vincenzo Garraffa svenne, lui non ci tiene a che questo atto di debolezza venga ricordato, però c'è stato, lui quel tiro non l'ha visto. Quel tiro non l'ha visto, poi seppe negli spogliatoi sulla barella mentre veniva rianimato con i sali, come si faceva una volta, che avevamo vinto la partita. E poi quello che hai già detto tu, la voce di Nicola Conforti, che è stato ed è ancora la voce della pallacanestro attraverso quello strumento immortale a cui tutti siamo appassionati e innamorati, che è la radio. Facciamo, Fabio, un salto in avanti e parliamo di soldi. 1.000 euro per fare l'addetto stampa. Questi soldi non li hai visti mai, però diciamo te li avevano promessi. No, qua c'è un amico che chiamerei, non so dove è messo, insomma, il contratto l'avevo fatto con lui. Vabbè, la storia... siamo nel 2010-2011, sarà una annata pazza con tutto che gira al contrario, io faccio l'addetto stampa, vado a fare questo accordo con il mio amico di un tempo e di oggi che è Francesco Lima, ci mettiamo d'accordo, 1.000 euro al mese, 10.000 euro mi sembrava una cosa più che dignitosa, non avrei mai visto ovviamente neanche un euro di quei 10.000, naturalmente fu una stagione struggente, meravigliosa, dannata, ma che ripeterei 1.000 volte, che si conclude con una promozione a due straordinaria di un gruppo meraviglioso che esprimeva una pallacanestro di altissimo profilo. Poi siamo scomparsi, siamo rimasti in A2 43 giorni, ma mi rimane sempre la sensazione di quell'anno, che quando getti in terra il seme di passione, il germoglio è assicurato. Quella squadra seppe fare quello e noi nel nostro piccolo abbiamo saputo fare anche quello. A proposito di passioni e di grandi partite, forse quella più bella, forse quella che tutti quanti ricorderanno qui, è quella con la Scavolini, una partita che poi non servì tantissimo perché il Trapani, diciamo, retrocesse, ma servì per dire che Trapani era all'altezza del grande basket. Sì, fu una vittoria storica, questa assieme alla vittoria a Roma col Messaggero fa sicuramente la storia della pallacanestro trapanese e anche della pallacanestro siciliana. È vero, poi alla fine le cose andarono ugualmente male, però intanto noi dallo sconfiggere la sindrome d'Esio passammo ad una stagione in cui battemmo fior di squadre, compresa la Scavolini Pesaro alla fine di una partita straordinaria. Ce la sentiamo, Andrea? Sì, io direi ce ne sentiamo un pezzettino, grazie. Adesso c'è da giocarsela tutta, ragazzi, non si può perdere questa partita, assolutamente, con Siena che ha vinto sul Messaggero Roma, pala granata che scoppia, Forsman ancora per Magnifico che perde palla, la recupera Cassì e adesso Mannella che va in attacco con la difesa già schierata della Scavolini, Mannella in palleggio, Mannella la bomba di Ciccio, non va il ferro, catturato il rimbalzo da Doran Day, 2 minuti e 55 al termine, Scavolini Pesaro avanti di 4 lunghezze, Trapani in attacco, forza Trapani, fa la granata che esulta dall'altra parte, va la bomba di Wander Alexis, 72 a 69,
69, 1 minuto e 58. Noi ci crediamo, ci crede tutta la città. È importante a questo punto, importantissimo. Mannella, un lob altissimo per Arshavsky che va a realizzare. 71-74, Trapani a meno 3. Wendell Alexis, 1 più 1 per lui. 59 secondi al termine, realizza Wendell, Trapani a meno 2, ancora un tiro per Wendell, 74 Scavolini, 72 Trapani, incrociamo le dita, tocchiamo ferro, realizza ancora una volta Wendell, Trapani a meno 1, 57 secondi al termine, magnifico, che tira, sbaglia, rimbalzo di Schaschi e Trapani in attacco, 27 secondi al termine, calma ragazzi, calma ragazzi, Trapani deve recuperare una lunghezza, vediamo Trapani in attacco con Mannella, che serve Tosi e realizza, Trapani a più uno, 10 secondi al termine, Scavolini in attacco con Workman, si ferma e perde palla Scavolini, 4 secondi al termine, 75-74, 4 secondi al termine, con il fallo di Workman, intenzionale, fallo intenzionale di Workman su Mannella, invasione pacifica di campo, ma stiamo calmi, Trapani è in, sarà in lunetta, Trapani a 2 secondi dalla fine, a più 1 con possesso di palla per il fallo intenzionale fischiato a Hayward Workman, l'importante è mantenere la calma, qualcuno che si prenda la briga di dirlo in amplificazione, 74-75, Ciccio Mannella non realizza il primo tiro libero, ancora una possibilità per Ciccio, è importante, un pallone che scotta tra le mani, realizza Trapani a più 2 e adesso rimessa da bordo campo per la pallacanestro Trapani, Wendell Alexis davanti a noi, Wendell Alexis guardato da Dei, palla per Tosi e finisce la partita, Trapani è in serie all'1, Trapani va ai playout e vince sulla Scavolini Pesaro col punteggio di 76-74, l'impossibile è successo questa sera. Adesso proviamo ad accelerare perché sennò diventiamo anche noiosi. Allora Fabio, il Natale del mini basket, che è successo in quel Natale del mini basket? Siamo sempre in quella famosa stagione in cui accappiamo sta promozione nella finale contro Ostuni. La storia racconta che durante la festa del mini basket a un certo punto il coach Giovanni Benedetto abbia chiamato tutti i giocatori nello spogliatoio, si siano guardati in faccia, il problema era molto chiaro, non arrivavano gli stipendi, e si dissero chi vuole rimanere rimane, chi non vuole rimanere se ne può andare a casa. Decisero di rimanere tutti insieme e oggi se risenti i giocatori della squadra, di quella squadra, furono tutti concordi nel dire che quella si rivelò una riunione decisiva per quello che poi accadde con una squadra praticamente diventata invincibile nel girone di ritorno, che poi si guadagnò quello che si è guadagnato. Mancavano gli stipendi e parliamo invece di un altro avvenimento che in qualche modo è legato ai soldi, una colletta che serviva per pagare una possibilità di restare in vita, ma era in qualche modo l'inizio del declino. Sì, era l'inizio del declino, però quell'episodio dimostrò di come l'amore fosse ancora vivissimo e qui presente Ciccio Venza, che fu uno degli artefici di quella... Di questa colletta. C'era da pagare una multa per evitare che Barbara, l'allenatore Peppe Barbara e Stefano Tosi, giocatore, non potessero ugualmente giocare e andare in panchina malgrado fossero stati squalificati per una giornata. Questa, ci volevano 4 milioni, eravamo le lire al tempo, e la società non ce li aveva. E quindi organizzarono Ciccio Venza e assieme agli altri della segreteria della società, Ciccio Venza direttore sportivo, organizzarono questa colletta fra tifosi, fatta però non in orari normali, fatta di sera dopo cena, no? Fummo convocati con questi cellulari primordiali e arrivammo in sede, eravamo non lo so 10, 15, 20, non saprei dire. Tutti quanti corremmo a prelevare al bancomat
quella serata si trasformò in un happening vero e proprio, infatti non ce ne andammo più, si fece notte fonda, i soldi furono raccolti, la multa fu pagata e Barbara andò in panchina e Tosi giocò. È la dimostrazione di quanto amore ci fosse, no? Eravamo, voglio solo aggiungere questo, nel periodo in cui ancora i sogni nello sport si realizzavano, no? Anni 80, primi anni 90, nel calcio nell'85 il Verona vinceva lo scudetto, negli anni 91-92 in cui noi facemmo quel salto in A1, nel 91 vinceva lo scudetto la Sampdoria, l'anno dopo sempre la Sampdoria giocava la finale di Coppa dei Campioni, per dire che il turbocapitalismo poi ha ammazzato lo sport, ha ammazzato la passione e ha fatto sì che adesso vincono sempre gli stessi. Allora poteva capitare che la Sampdoria facesse la finale della Coppa dei Campioni e che la Pallacanestro Trapani giocasse anche da protagonista in alcuni frangenti in A1. Senti, ma a proposito dei soldi, Trapani, quando c'è stato da mettere le mani in tasca e uscire e prendere il portafoglio per dare i soldi, si è sempre fatta notare, perché 150.000 euro di azionariato popolare li ha messi in banca. Sì, forse in banca fu di Trapani. L'unica volta che questa cosa riuscì nel 2004, quando avevamo perso, siamo in un'altra epoca con un'altra dirigenza, avevamo perso i playoff, però c'era la possibilità di essere ripescati in A2, che allora si chiamava Lega 2. Era un ripescaggio, però servivano dei soldi per fideiussioni e per tutte le incombenze burocratiche e finanziarie che servivano per iscriversi al campionato. Questi soldi non c'erano, furono ricercati attraverso un azionariato popolare che, diciamo, era una mossa disperata, perché in genere queste cose, almeno da noi, non funzionano. Quella volta funzionò in maniera straordinaria, perché i soldi furono raccolti anche con sottoscrizioni di pochi euro da parte di pensionati o di studenti, e riuscimmo a fare il campionato di Lega 2 con una prima stagione straordinaria e una seconda terribile da dimenticare, che distrusse il sogno purtroppo nello spazio di soli due anni. Fabio, a proposito di sogni che nascono e poi vengono stroncati immediatamente, Ostuni che ti dice? Ostuni mi dice che intanto ci possiamo sentire Nicola Conforti anche in quell'occasione. 79, 82, 12, 62 da giocare, ci stiamo complicando la vita in questa finale, realizza il primo tiro libero Bona, ancora un tiro libero per lui. Siamo a più 2, 80 ad 82, Bona tira il secondo e lo mette, 2 su 2 per Bona, 81 ad 82, rientra in campo Santa Rossa con l'ultimo possesso del Trapani e con Ostuni che cercherà sicuramente di bloccare il cronometro. Evangelisti lunetta, una bolgia, Marco Evangelisti sul primo ferro, ancora un tiro per Marco Evangelisti, 81 ad 82, più uno Trapani, Marco Evangelisti lo mette e adesso 10 secondi per Ostuni, chiama time out Ostuni sull'81 ad 83, un finale concitato di questa partita storica dove Trapani ha sempre condotto nel punteggio, uno Ostuni che comunque non ha mai mollato. Quintetto in campo per il Trapani, Cantagalli, Santa Rossa, Bisconti, Svoboda ed Evangelisti. Risponde Ostuni con Ruggero, Circosta, poi c'è Gigena che porta palla, tira il ferro, il rimbalzo è di Santa Rossa, il pallone in velocità per Evangelisti che va a schiacciare e vince Trapani! Esultate popolo di Trapani, i magnifici eroi ce l'hanno fatta! Ce siamo in Serie A! Esultate! Questo era Andrea Burgarella. Che se quella società fosse stata ho provato a descriverla così, un sistema costituzionale, si poteva tranquillamente definire il Presidente della Repubblica, non un vero potere, però la capacità di intervenire su tutto in maniera davvero mirata e intelligente, una persona di grande cuore che saluto, mi dispiace che non sia qui. Saluto, a proposito, li vedo da qualche parte, anche se mi devo mettere gli occhiali, Ciccio Delise. Dove sei, Ciccio?
che è stato uno dei primi, io non lo vedo, ho stato con la mascherina, è stato uno dei primissimi stranieri arrivati a Trapani inizio degli anni 80, e poi c'è uno dei capitani più rappresentativi, Davide Virgilio. Poi Ciccio Mannella mi aveva promesso che sarebbe venuto, io non so se... Eccolo qua, Ciccio, ciao Ciccio! Fantastica figura. Io dico sempre che se a Fantozzi hanno intitolato il Palasport a Capo d'Orlando, a Ciccio dovremmo intitolare almeno una piazza, una strada, ma principale però, non una traversa. E poi di Francesco Lima ho già parlato, se qualcuno si vuole far riconoscere alza la mano, ma saluto davvero tutti quelli che sono venuti qui con grande affetto e sono grato. C'è Giacomo Genovese, che è un pezzo di storia assoluto, e tutti gli altri. Se me ne manca qualcuno, magari prego mio fratello mi manda un messaggio, così non faccio cattiva figura. Va bene, andiamo avanti. Poi abbiamo io avevo una lista di personaggi che hanno fatto appunto la storia del basket, è un nome che viene ricordato, viene sottolineato, è quello di Davide Lott. Mi tocca rischiare la commozione. Tu sei più bravo però. Allora, Davide Lott è stato, purtroppo dobbiamo dire, è stato un giocatore molto importante nella storia della pallacanestro Trapani. Cacco Benvenuti lo volle immediatamente come primo giocatore, perché l'aveva avuto a Perugia, era per lui un giocatore feticcio, come l'abbiamo definito, un giocatore per lui importantissimo su cui cominciare il suo progetto di squadra, che poi ci avrebbe condotto in A2 e addirittura in A1. E, lo abbiamo conosciuto subito, era un personaggio, io l'ho definito in alcune occasioni ombroso, però uno forte intendo dire non solo cestisticamente, perché cestisticamente non si discute, ma era forte anche come persona. Era un giocatore coraggioso. Io ho sempre apprezzato la prima dote che io ho sempre apprezzato in un giocatore è stato sempre il coraggio, è la prima cosa. Davide Lott era il primo a buttarsi nella mischia quando serviva a buttarsi nella mischia, era il primo a tuffarsi sulle palle vaganti, con un coraggio straordinario, il primo a difendere i compagni quando c'era da difendere i compagni, il primo a buttarsi in campo dalla panchina quando c'era qualche scaramuccia in campo e lui era in panchina, era il primo a entrare. Allora si poteva fare, adesso si viene immediatamente espulsi, non si capisce perché la rissa è anche quella, è un sale dello sport, e quindi noi lo abbiamo sempre avuto nel cuore, anche perché lui è stato male molto presto. Per dire che persona era, una delle sue ultimissime stagioni da agonista in un campionato minore ad Alcamo, lui già stava un po' male, e io non l'ho visto, ho chiesto per avere conferma di questa cosa e me l'hanno data la conferma, per tante persone che l'hanno visto, lui giocava con un braccio solo, pur giocando con un braccio solo faceva la differenza. Il campionato era piccolo, era una Serie C, però lui dimostrava il suo coraggio e la sua immensità tecnica e come persona anche in questa cosa. Io e Fabio abbiamo il grande onore di avere qui con noi oggi la famiglia Lott, Rosalba, il figlio Mauro e altri amici della famiglia Lott. E io volevo chiedere solo se se ne sentono e solo se ne hanno voglia di dire una parola, se Mauro se la sente, se no andiamo avanti e siamo felici e onorati di avervi qui ugualmente. No, quindi è toccato solo a noi commuoverci. E grazie Rosalba, grazie Mauro. Veramente. Aspetta Rosalba, ce la facciamo? Io non intendo più. Buonasera a tutti,
e ci tenevamo a essere qui questa sera, perché Trapani comunque è nel nostro cuore, ma c'è sempre stata, cioè noi siamo stati qui, siamo stati accolti, è stata la nostra casa per tanti anni. E sono sicura che Davide è qui con noi, l'ho detto ieri sera al presidente, Davide è qui con noi, il suo spirito è qui, cioè in questi luoghi, queste persone meravigliose, e lo porteremo sempre qui. E ho voluto portare mio figlio qui perché vedesse con i propri occhi il calore umano che ci ha sostenuto negli anni che siamo stati qui e che abbiamo sentito anche quando Davide nell'ultimo periodo non è stato bene. Abbiamo avuto sempre, come dire, il sostegno e l'affetto sincero da parte dei suoi ex compagni e insomma di tutti gli amici che abbiamo avuto il piacere di conoscere e l'onore. Grazie a tutti, grazie Trapani. Grazie, grazie mille. Allora, il basket a Trapani è... Il basket a Trapani, diciamo, ha vissuto barriere, possiamo chiamarle così. L'ultima è quella di Basciano. Abbiamo identificato una partita, quella con Torino, per raccontare questa era Basciano. Sì, in realtà ne dovrebbe parlare di un pochino di più Andrea, che ha scritto, ma insomma poco cambia. Il grande merito di Pietro Basciano ovviamente è quello di dare continuità. Saremo all'ottavo anno, credo, di A2, posso parlare io? Sì, Andrea, penso che non cambi nulla. È un mondo diverso, è un'epoca diversa, è una pallacanestro diversa, la città è diversa. C'è stato però un grande periodo di entusiasmo. Allora, cito, vado a memoria, la stagione in Serie C dei 39 successi su 39 partite. Il ricordo meraviglioso che io all'ultima partita di playoff ad Acireale salgo sul pullman, chi trovo fra i tifosi? Vincenzo Caraffa, che leggeva la Gazzetta dello Sport, come uno dei tanti. Per me è un ricordo meraviglioso questo, devo dirlo. E poi la B e poi l'acquisto del titolo in A2. Abbiamo scelto una partita simbolo, che è una partita vinta in una maniera incredibile da un giocatore che si chiama Rob Lowery e che Francesco Lima prese a poche decine di migliaia di dollari da qualche parte e che poi ha fatto una carriera straordinaria. Andò può dimenticarlo, 4 secondi, qui si fa la vita o la morte di Trapani, vedremo chi si assumerà la responsabilità. L'ultimo Lowery, cosa ha fatto? Che ha fatto Lowery? Si è messo, Lowery stava rimettendo la palla, no. La palla anziché passare l'ha lanciata alla schiena del difensore che era girato. Allora rientra, la prende a volo e segna. Mettiamola così, non certo la rimessa disegnata da Lino Lardo. Rob Lowery, con un eccesso di adrenalina e di follia cestistica sgergati, si gira dalle spalle al passatore cercando quindi di raddoppiare Parker, che era sicuramente l'indiziato numero uno per l'ultimo tiro. Lowery si assume la responsabilità, lancia la palla sulla schiena di Gergati, è lestissimo a ributtarsi in campo. A questo punto era completamente solo sotto il canestro, fa questa magata, un circolo di emozioni che ridà un po' di respiro a Trapani, ma non è finita, Francesco, non è finita, perché il tiro è stato così veloce che mancano ancora 3 secondi allo scadere del quarto periodo. Torino palla in mano, a questo non è punto finita, speriamo che non siano gli ultimi 3 secondi, Francesco. La palla nelle mani di Torino, Trapani avrà 3 lunghissimi, interminabili secondi per difendere e trascinare questa partita fino all'overtime. E c'è Gergati a rimettere l'ob lungo. È finito la palla riga, esulta come fosse una vittoria. Trapani con le unghie, con i denti e con una giocata pazza di Rob Lowery si trascina fino al supplementare, una partita che sembrava vinta, poi inesorabilmente persa, poi trascinata all'overtime. E poi inesorabilmente ora ce la giochiamo, perché dopo una cosa del genere, anche a livello psicologico, noi lotteremo ancora più forte di prima. Pagine, segna Bowers, quindi non ci sarà più time out, 4 secondi al termine, Trapani dovrà inventare da 3. Torino no, non commette fallo da 3, Lowery per il pareggio! Lowery sullo scadere e finisce regolamentare, ma non è finita. Si va avanti, si va avanti, clamorosa tripla di Rob Lowery. Era arrivato lungo, si ferma, mette un palleggio, torna indietro per cercare la tripla.
e la spara in faccia a tutta Torino che era sopra di lui. È forza granata, Trapani con il coraggio, con il cuore, con l'anima, si trascina fino al secondo overtime. Signori, game, set e match, Trapani batte Torino, pubblico in delirio, due tiri liberi di Ferrero, segna il primo. Andata. 102 Trapani, 96 Torino, è andata. Dopo 40 minuti e due overtime, quindi 50 minuti di fantastico basket, finisce pallacanestro Trapani PMS Torino, il risultato è trionfale, 102 Trapani, 96 Torino, uno spettacolo di basket meraviglioso. Bene, andiamo a concludere, e così come abbiamo fatto, diciamo, abbiamo cercato di fare in maniera non convenzionale la presentazione di questo libro, la chiudiamo in maniera non convenzionale, Fabio. Beh, Vincenzo, tocca a te, sai. Vieni, va. Sediamoci un po'. No, ma la prima volta, no, che hai pensato voglio fare una squadra di pallacanestro, ma come ti è venuta in mente sta cosa? Te lo tengo io che tu sei troppo emozionato. Ma come è venuto? Avevo finito di correre in macchina, diciamo, perché il lavoro in ospedale non mi consentiva più. Amici di allora, di quando con i pantaloncini corti giocavamo a basket per la squadra del liceo scientifico della Rosmini, mi chiesero di fare il medico di quella squadra, solo che quella squadra, diciamo, pigliava nei denti, diciamo, domenica per domenica, tant'è vero, diciamo, che io ho resistito quasi un anno, però siccome il mio temperamento non è quello di pigliarla nei denti, alla fine dell'anno gli dissi, dico, guardate, dico, quando avete bisogno di assistenza medica ve la do, ma in panchina io, senza avere la possibilità di battere, diciamo, l'avversario, non voglio più venire. Lì ci fu qualche settimana di chiacchiere per cercare di convincermi, ad un certo punto mi hanno detto, dice, ma noi non abbiamo lo sponsor, non abbiamo la palestra, non abbiamo niente, diciamo, tu che cosa pensi, che vieni dalla Lombardia e vuoi fare, diciamo, una squadra di basket qui a Trapani, questo non è possibile, eccetera. Dico, certo, se voi proiettate un film, diciamo, pornografico, probabilmente ne prenderete 5, 10 spettatori, ma se invece proiettate un film che ha vinto l'Oscar, io credo che il palazzetto o comunque il cinema, diciamo, si potrà riempire. Dice, allora, se vuoi falla tu, è chiaro. E lì pigliai la società assieme al mio fraterno amico Salvatore Mazzara, che voglio ricordare perché è stato l'unico e il primo a starmi accanto e a darmi una mano d'aiuto, e lì, diciamo, cominciò la storia di quella pallacanestro Trapani, diciamo, nella quale abbiamo dedicato 15 anni bellissimi della nostra vita, una parentesi stupenda. E io approfitto di questa serata non soltanto per dire che hanno fatto qualche errore nel riprendere la storia, perché la partita dei tre tempi supplementari finì 3 contro 4 in campo. Prima leggi del libro, abbi pazienza. Un po' di pazienza, Vincenzo. E uno dei tre eroi era questo ragazzino. Lasciamo perdere questa storia, non lasciamo perdere. Però voglio ricordare, diciamo, tutti, anche quelli che oggi purtroppo non ci sono più, non soltanto Davide, io dico Gigi Ranieri, io dico Miracoli. Facciamo prima, sai che facciamo? Li leggiamo tutti, sai? Perché rischiamo di dimenticarne qualcuno. Perché Andrea, sì, Massimo, mi passi il libro, li cita tutti a uno e li ringrazia, no? Ma io li ricordo tutti, diciamo, perché li ho tutti nel cuore, resteranno sempre nel mio cuore e non ci sarà mai, diciamo, una fine, perché quello è stato, vedete, quando l'altro giorno alla finale dei campionati europei di calcio io ho avuto la gioia, come tutti noi, di vedere la nostra nazionale vincere,
Ho pensato, diciamo, il mio pensiero è andato, diciamo, al perché, diciamo, abbiamo vinto. Forse non eravamo la squadra più forte del campionato europeo, così come, diciamo, noi siamo partiti dei piccoli Davide, va bene, e ci siamo voluti confrontare con i Golia e ci siamo riusciti. Allora, lo spirito di gruppo, quello spirito di gruppo che oggi io ho rivisto anche nella nazionale di basket, senza i grandi giocatori italiani che giocano nell'NBA, hanno un valore aggiunto che è quello dello spirito di gruppo, è quello che ad un certo punto soffrono al limite della morte, ma non si arrendono mai. Ecco, lo spirito... Come dicevi tu, col cuore in mano e il coltello fra i denti. Sta cosa, quante volte l'ho sentita? In mano e col coltello fra i denti. Quante volte l'hai detta? Allora, in memoria di Cacco Benvenuti, Alberto Cardella, Pino Cardella, Ciccio Di Paola, Pietro Ditta, Giovanni Leonardi, Davide Lott, Giovanni Mirabile, ci abbiamo aggiunto anche, purtroppo, Pablito, Gigi Ranieri, Riccardo Sales, Mimmo Trivelli, Andrea aggiunge in maniera opportuna, e di tutti gli eroi della nostra giovinezza. Bravo Andrea. Allora, io la chiudo così, ora ti puoi andare a sedere perché sennò poi tu ti metti a parlare e non finisci più, Vincenzo. No, questo lo so, diciamo, però... Meno male. Però è fantastico avere a che fare con te. Io ovviamente, come è giusto che sia, devo lasciarti la chiosa. Poi Italo, preparati, perché la chiusura voglio che una parola la dica, perché siamo impreziositi da una presenza che non mi aspettavo. Vincenzo. Sì, io lo so, diciamo, e non voglio assolutamente, questo è un momento celebrativo di una storia bellissima, di una storia che resterà scolpita non soltanto, diciamo, nel vostro libro, ma nei cuori di tutti. Basta vedere questa sera in quanti sono venuti, e questo forse dovrebbe fare riflettere, diciamo, gli attuali dirigenti della Pallacanestro Trapani. Applauso. Italo, tu che Trapani la vedi sempre da fuori, tu sei un calciofilo assoluto, che sei venuto a fare qua al basket? Beh, potrei anche darvi qualche lezione di basket, dai, se non altro partendo da... Voi eravate ragazzini, forse no. Io ho vissuto solo una parentesi nella capitale del basket, Bologna, lavoravo lì, e dovete sapere che non ho mai potuto scrivere di basket, perché era la cosa più importante del giornale. Io lavoravo a stadio, quelli del basket erano dei signori che si degnavano di trattare con noi del calcio come dei poveracci, e tu pensa Virtus Fortitudo. Io ho vissuto un momento magico, perché era il momento di Dan Peterson, era appena arrivato dal Cile, e non abbiamo quasi mai parlato di basket perché non c'entrava. Suonava la chitarra e cantava country, e andavamo in giro per Bologna la sera facendo ore tardissime, e conquistava ragazze con una facilità enorme che noi gli portavamo via con altrettanta facilità, perché aveva un difetto: non offriva neanche un bicchiere d'acqua. E allora, voglio dire, non che dovesse spendere per le ragazze, ma almeno un invito a cena, qualcosa del genere. Fra l'altro, fra parentesi, abbiamo finito di frequentarci quando ho vinto una scommessa in una trattoria bolognese, e senza sapere come stavano le cose l'ho costretto a pagarla. Non ci siamo più salutati per lungo tempo. Erano tempi favolosi, poi i nomi li sapete. Mi portarono, per come curioso, ma già scrissi qualcosa, a una partita a Leningrado in pieno inverno, 32 sotto zero, mi ricordo. E c'era un personaggio con noi che voi conoscerete, che si chiamava Tom McMillan, e io lavoravo al Carlino. Disse: ci vorrebbe uno che gli facesse un'intervista un po' particolare, non uno del basket, no, una. E allora mi misero in aereo in prima fila insieme a lui tutto il tempo, e nel viaggio d'andata scoprì che mi disse
buongiorno, buonasera, come sta? Io sto bene, com'è Bologna? E lì è finita che si è messa a dormire. Nel viaggio di ritorno non ha minimamente fatto accenno, avevamo giocato una partita, avevamo conosciuto, voi ricorderete, i famosi fratelli Bilov, due campioni che giravano per il mondo cosiddetto civile, perché allora era URSS, e giravano contrabbandando caviale. Erano poi due ufficiali dell'Armata Rossa, uscivano portando del caviale e a turno uno dei due faceva due mesi, tre mesi di galera, poi usciva e l'altro portava il caviale. Noi quando andavamo là portavamo le calze di nylon, le biro, tutte queste cose, pensate che tempi, no? Questo è il mio povero basket, ma vi garantisco con dei contenuti assolutamente straordinari. Grazie Italo Cucci. Complimenti a voi, avete fatto una bella cosa. Grazie Italo. Massimo, tocca a te chiudere. Bene, chiudiamo qua. Noi ci siamo divertiti, speriamo vi siate divertiti anche voi. Ringrazio Fabio e Andrea per avermi ospitato, ringrazio a voi per essere venuti e speriamo che questo libro tiri, perché merita tantissimo, c'è un grandissimo lavoro dietro. Grazie a tutti e buonasera.